Buongiorno cari amici fan, dal vostro Nicola Lucia, come vi avevo detto poco fa, ora di nuovo in diretta con voi per parlarvi della Fortitudo Basket Run che finalmente, dico finalmente, dopo la battuta d'arresto di una settimana fa è tornata a vincere tra le mura amiche questa volta. Contro la squadra di basket Lecce con un punteggio finale di 75 a 64 per i biancoazzurri, diversi giocatori in doppia cifra come Acella Giorgio 16, De Leon Ramon 17, Logoluso Giovanni 10, Trilione Nicola 21 punti, grande Trilione, sempre così. Il capitano Stefano Di Lauro a 5 punti, però come si dice, l'importante è avere il contributo da tutti, a zero soltanto Simone D'Alfonso ed Enriquez Mario. E non dimentichiamoci dell'uomo in copertina del nostro video, Ricky Riccardo Barbera, con 6 punti. Per la scuola di basket Lecce, gli uomini in doppia cifra sono questi: Dell'Anna 13, Laudisa 20, Mijatović 11, con meno punti Dautilia 6, Kurimski 6, Segura 8, Azero, Martino, Colella e Capoccia. Bene, detto questo, facciamo il punto della situazione sulla classifica di questo campionato di Serie C Silver, dove la Fortitudo Trani al momento è al nono posto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al nono posto a quota 12 punti, e nella prossima giornata ci sarà lo scontro super diretto in casa della P Monopoli, che è poco sopra la Fortitudo Trani con 14 punti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di fare una bella figura. Non che le altre volte non l'abbiamo fatto. Comunque, ovviamente, poi per come si dice, per cronaca, citiamola, Fratelli Lotti, New Juvetrani, che ha perso in casa dell'Adria Bari per 94 a 73. Fratelli Lotti, New Juvetrani, che è terz'ultimo a quota 8, quindi insomma Juvetrani che vige, è un'annata abbastanza difficile. Comunque, tornando alla Fortitudo, i nostri cari ragazzi biancoazzurri, bravi, bravissimi, mi raccomando, ho detto andiamo a Monopoli per fare una bella partita perché non si sa mai, potrebbe starci anche una bella vittoria. Adesso, come si dice, vabbè, chi mi conosce sa insomma che ho uno sguardo in più sulla Fortitudo perché sono stato anche, no, un giocatore, soprattutto a livello giovanile, nonostante la mia tarda età in cui ho iniziato a giocare a basket, principalmente ed esclusivamente nella Fortitudo Trani, senza dimenticare, però, con questo video voglio fare anche un piccolo accenno per quanto riguarda il Baskin, la squadra di Trani del Baskin, che si è appresa tra un mese e mezzo circa al campionato di cui il sottoscritto ne fa parte nella squadra del Baskin, e anche per quello poi vi terrò conto. Comunque sempre viva la pallacanestro, viva lo sport e forza la Fortitudo, la Fortitudo, da 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 da, la Fortitudo, ciao a tutti!